Tramite le stampe di ADA è possibile realizzare la documentazione tecnica da rilasciare al cliente, indispensabile per una lettura corretta del progetto da parte sua. Vediamo quali comandi ci vengono messi a disposizione dal programma e come operare nella creazione delle stampe. La cosa più semplice che possiamo fare consiste nel catturare la schermata che visualizziamo in ADA in quel preciso momento. Cliccando nel menu delle viste, e cliccando su Crea documento, riporteremo nell'ambiente delle stampe la vista che stiamo visualizzando. Se seleziono una stampa, si abilita un suo menu in alto a destra. Cliccando su bianco e nero sarà possibile togliere i colori dalla stampa immediatamente. Cliccando invece su Modifica oggetto si aprirà il menu dedicato alla vista. Come detto poco fa, questo menu mantiene le impostazioni che abbiamo impostato all'interno dell'ambiente di progettazione. Le impostazioni possono essere modificate a seconda delle proprie esigenze. Oltre alle impostazioni visive, è possibile nella scheda formato pagina visualizzare la scala che apparirà in basso a destra. Per il numero non sarà quasi mai preciso, perché è calcolato rispetto alla posizione della vista all'interno della pagina. Per impostare una scala manualmente, bisogna modificare la scala tramite il CAD e cliccare in basso a destra sul riferimento. Apparirà una nuova maschera che ci permetterà di impostare la scala che desideriamo. Il riquadro di anteprima della pagina ci farà capire se il disegno sta all'interno del foglio. Inoltre, come visto nel capitolo del CAD, è possibile effettuare delle modifiche locali alla vista. Nel nostro esempio eliminiamo una quota. Alle stampe possono venire aggiunti degli oggetti testo. Possono essere modificati nel font e nell'altezza dei caratteri. Oppure è possibile utilizzare un font predefinito disponibile dall'elenco nella parte sinistra.
I testi possono essere collegati agli elementi del disegno. Nella sezione di Modifica oggetto, cliccando nella scheda delle stampe tecniche, sarà possibile evidenziare o nascondere determinati elementi, come ad esempio il pavimento. Le stesse operazioni potranno essere effettuate catturando un prospetto dal menu delle viste. Nel nostro esempio, dal menu di Modifica oggetto, clicco nella scheda delle quote e le disabilito. Poi rendo la stampa in bianco e nero e successivamente ripristino i colori. Vado infine in Modifica con il CAD e lancio la generazione del disegno tramite il comando di Converti 3D in 2D e poi aggiungo alcune quote. Infine esco dal CAD. Ricordiamo che quando viene lanciata la rigenerazione del disegno tramite il comando di Converti 3D in 2D, il disegno verrà convertito in primitive CAD. Ogni catalogo ha inoltre delle stampe preimpostate. Solitamente una stampa del preventivo, una stampa per la pianta e i prospetti, una stampa 3D. Lanciamo una stampa 3D. Le stampe preimpostate dispongono di un cartiglio che si prende le informazioni impostate nella testata del progetto. La vista 3D è preimpostata ed è modificabile come visto in precedenza. Ora lancio la stampa 3D con dimensioni. Essendo una stampa automatica, può capitare che alcune quote si sovrappongano. Andando in Modifica con CAD, potrò cancellare o spostare le quote. Creo una pianta bollata. Poi nascondo il pavimento. La leggenda nella parte destra aiuta a comprendere la simbologia delle bollature. Infine lancio la lista delle bollature per avere una corrispondenza con la pianta bollata. Ora genero il preventivo. Contiene un'intestazione con i dati del rivenditore, i dati del cliente, le caratteristiche tecniche del mobile che si va a vendere, l'elenco degli articoli e la sezione dei totali, i dati del cliente. Si inseriscono dal menu delle opzioni, dalla scheda Generale, su Imposta dati utente.
È inoltre possibile esportare il preventivo all'interno di Word oppure di OpenOffice e LibreOffice. Il vantaggio di questa tipologia di preventivo è che potrà essere modificato aggiungendo o togliendo righe o inserendo qualsiasi altra informazione utile per il cliente. Cliccando su Griglia anteprima, sarà possibile vedere tutta la sequenza di stampe generate fino a quel momento. Cliccando sulla stampa, il programma la mostrerà. Cliccando su Imposta stampante, potrò selezionare la stampante desiderata e il relativo formato pagina. Cliccando su Stampa documenti, invio alla stampante i vari documenti, la stampa selezionata o una singola pagina. Infine, il Memorizza documenti permette di mantenere salvate le stampe all'interno del progetto. Attenzione che il default è sempre impostato su Non memorizzare i documenti alla chiusura del progetto. Anche il catalogo System dispone di alcune stampe preimpostate. Le stampe impianti con descrizioni, impianti con elenco e impianti e mobili con elenco permettono di ricavare una stampa tecnica degli impianti da fornire all'idraulico o all'elettricista. Ora lanciamo una stampa Arcadia pianta prospetto ed effettuiamo alcune modifiche alle due viste.